Buonasera. L'abito da lavoro da presidente. Non guardate lì perché non proiettiamo. Si contano due tipi di nero. Il nero lucido e il nero opaco. Esiste un terzo tipo, il bianco. Quando il bianco appare nero, siamo sicuri di essere al buio perfetto. Per questo il bianco è il nero più potente. I confraternite penitenziari vestono di bianco. Il giorno della loro festa, però, la veste è nera. Questo capita quasi sempre in estate. Ad Oriente il bianco è il colore della morte e del lutto, il suo effetto sui vivi. A Occidente rappresenta invece la nascita, la purezza, la resurrezione. Il viaggio da Oriente a Occidente è il percorso del resiliente, dal buio alla luce, dal bianco al bianco. Il resiliente muore, porta il suo lutto, rinasce in bianco. Per questo il colore dell'abito da lavoro del resiliente è il bianco, qualunque colore egli vesta. Resilienza è in fisica la capacità di un corpo, dopo una perturbazione, di ritornare alla sua condizione iniziale. In biologia, una comunità è resiliente se dopo una moria riesce a riformare una consistenza analoga a quella di partenza. Il resiliente, sotto il profilo psicologico, è colui che ritrova il proprio equilibrio dopo essere stato scompensato. Lo stesso vale per la salute del corpo. Il resiliente che importa a noi, però, è il resiliente sotto il profilo culturale. Questa resilienza è la più difficile perché le derive culturali sono comuni ad una molteplicità lente e quasi inerti a spinte dei singoli, salvo casi molto fortunati. Il resiliente deve allora mettere in discussione la posizione di degrado culturale in cui è stato educato ed in cui il suo ambiente vive. Non si tratta di semplice resistenza ad una deriva. Resilienza è un ritornare in piedi dopo una caduta, senza guardare troppo indietro. Risalire è un atto di autotutela, ma anche di grande generosità verso gli altri, cui si dà una speranza. Per questo il resiliente, oltre che vestito di bianco, è vestito leggero. Dimenticare il passato, pur avendolo conosciuto e studiato, è il primo passo del resiliente verso la risalita. La principale forma di resilienza culturale è la presa di coscienza. Subito dopo, per non lasciare l'idea nell'aria, occorre agire. L'azione del resiliente è forte perché egli vuole, però come tutti i confuciani, il resiliente desidera essere zen. Poche azioni, quindi, e sintetiche, e poche parole. Ci siamo capiti. Il resiliente è vestito di bianco, qualunque colore gli vesta. Egli è vestito leggero e pratico perché è in guerra. Il resiliente è un monaco che si fa l'abito.